puntano a raccogliere 50.000 firme in tutto il paese per arrivare ad ottenere quanto sancito dalla Costituzione, ovvero, dicono, il giusto processo fatto da un giudice terzo. Per tale motivo, da domani anche a Ferrara, la campagna nazionale è infatti partita ufficialmente ieri, la Camera Penale estense inizia una raccolta firme per promuovere una legge costituzionale di iniziativa popolare affinché si arrivi alla separazione delle carriere fra pubblico ministero e giudice. L'iniziativa l'ha presentata oggi la Presidente delle Camere Penali di Ferrara, Alessandra Palma, con i consiglieri David Zanforlini e Pasquale Longobucco. Firme dunque che serviranno per... Secondo questo progetto di legge, secondo la nostra idea, la terzietà del giudice la si può raggiungere soltanto se c'è un'effettiva separazione di ruoli tra la magistratura inquirente e la magistratura giudicante. Per questo motivo si propone di creare due ordini distinti. Entrambe le figure, quella del pubblico ministero e quella del giudice, rimarrebbero nell'ambito della magistratura, quindi il pubblico ministero sarebbe comunque in ogni caso un magistrato che però ha una carriera differenziata da quella del giudice, con corsi diversi, consigli superiori della magistratura che sono competenti sui trasferimenti, sugli aspetti disciplinari e su qualsiasi altro elemento che riguardi il singolo magistrato, ma due consigli superiori della magistratura differenziati. L'iniziativa parte dalle Camere Penali, sottolinea la Presidente, non ha, ribadisce, una connotazione politica perché riguarda tutti i cittadini. È una proposta di legge esclusivamente dell'Unione delle Camere Penali, ci teniamo ovviamente a precisare tutto questo, quindi non è una proposta politica, non nasce da partiti politici, ma nasce da un'associazione che vuole consacrare nel nostro ordinamento i principi del giusto processo. Domani si parte con la raccolta delle firme e si andrà avanti per i prossimi 6 mesi. Continueremo a raccoglierle per 6 mesi all'incirca. Avremo un primo momento di raccolta domani pomeriggio 6 maggio con un banco in via Garibaldi numero 12. Un secondo momento di raccolta firme il 9 maggio alle ore 9:30 presso l'Ordine degli Avvocati di Ferrara. E un terzo momento, il 12 di maggio, in occasione di un convegno organizzato dalla Camera Penale Ferrarese presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara.